Buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro tecnico sul tema dell'illuminazione delle opere d'arte, con particolare riferimento ad alcuni dei tanti tesori che custodisce Venezia. Vi porgo il mio personale benvenuto in qualità di presidente della delegazione AIDI, Associazione Italiana per l'Illuminazione per il Triveneto. E vi porgo il benvenuto specialmente a nome del presidente nazionale AIDI, l'ingegner Gianni Drisaldi, che si scusa, ma oggi a malincuore non è potuto intervenire. Il presidente mi ha chiesto di portare i suoi saluti e quelli dell'intera Associazione Italiana di Illuminazione a tutti voi che oggi siete intervenuti qui a Venezia, anche da fuori regione, con l'augurio che questa mattinata possa risultare un interessante momento di approfondimento e riflessione su un tema così affascinante e complesso come l'illuminazione delle opere d'arte. L'AIDI, l'Associazione Italiana di Illuminazione, ha come finalità la promozione della cultura della luce. E nella sua ormai più che cinquantennale attività per promuovere la cultura della luce, organizza una serie di iniziative a scopo didattico e divulgativo, di cui quella di oggi è una delle tante. L'AIDI è l'interlocutore privilegiato tra il mondo produttivo, quello accademico e quello istituzionale, e svolge al suo interno sia attività didattica, di ricerca e ha dei propri comitati e commissioni di studio. Localmente è presente con 11 sezioni territoriali, ciascuna guidata da un presidente affiancato da dei consiglieri. Localmente, quindi, c'è la delegazione Triveneto, che ho il piacere di rappresentare, e sono affiancata poi da un consiglio. Come delegazione del Triveneto, fin dall'inizio del nostro mandato, avevamo in programma di organizzare un evento che potesse affrontare il tema dell'illuminazione delle opere d'arte, sia per esigenze specifiche locali, perché sul territorio sono presenti numerosi tesori d'arte, in primis a Venezia, ma non solo, musei e collezioni che custodiscono capolavori che tutto il mondo ci invidia e che abbiamo la responsabilità di custodire e preservare e al tempo stesso valorizzare in quanto patrimonio dell'umanità. Ma la necessità di questo incontro è dettata anche dal momento storico, nel senso che l'avvento di nuove tecnologie pone la necessità di riflettere e impostare forse in maniera nuova l'approccio alle problematiche relative all'illuminazione delle opere d'arte. Quando allora questa primavera l'AIDI ha annunciato la pubblicazione del libro del professor Bonomo e dell'architetto Bertolaia dal titolo L'illuminazione delle opere d'arte d'interni guida la progettazione, chiedendo alle singole delegazioni di cercare di promuovere sul territorio questa pubblicazione, ci è sembrata l'occasione giusta per organizzare questo incontro tecnico che già da tempo avevamo intenzione di mettere in porto. Ringrazio innanzitutto il professor Bonomo, che da subito con entusiasmo, mosso dalla sua immancabile passione per il mondo della luce, ha accettato di dividere la scena con altri colleghi per creare un momento di discussione e dibattito su temi che ha affrontato nella sua ultima fatica editoriale con l'architetto Bertolaia. Nel momento però di passare dalle buone intenzioni ai fatti, per rendere possibile l'incontro di oggi, è stato fondamentale il supporto e la collaborazione dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arte, che oggi ci ospita in questa cornice prestigiosa di Palazzo Franchetti. Ringrazio quindi con riconoscenza l'Istituto, oggi presente col suo presidente, il professor Gian Antonio Danieli, che a breve ci porterà i suoi saluti. Prima di cedere la parola al professor Danieli, volevo citare e ringraziare il professor Fellin, che è stato il nostro trait d'union, in quanto sia membro della delegazione AIDI Triveneto, di cui è stato anche tanti anni presidente, ma anche socio dell'Istituto Veneto e membro del Consiglio di Presidenza con la carica di amministratore.
Il professor Fellin ha chiesto la cortesia all'Istituto Veneto di supportarci in questa manifestazione. Oggi quindi possiamo godere della squisita ospitalità dell'Istituto Veneto grazie all'intercessione del professor Fellin, che si è amorevolmente interessato anche nei dettagli perché l'incontro di oggi potesse avvenire. Al di là dei meriti riconosciuti e innegabili del professor Fellin, ci piace però ricordare la stima che l'Istituto Veneto ha rinnovato all'AIDI, che già in passato aveva ospitato un convegno nazionale all'associazione, senza però dimenticare che i temi che oggi affronteremo sono molto cari all'Istituto Veneto e in sintonia con le sue finalità. Prego, professor Danieli. Se... Grazie Presidente, buongiorno e benvenuti. L'Istituto Veneto, appena stato detto, si interessa anche non tanto di queste cose dal punto di vista tecnico, scientifico, ma in generale è molto interessato alla salvaguardia dei beni culturali e storici, architettonici, quindi si è molto sempre speso in questa direzione ed è molto interessato ovviamente anche all'avanzamento delle conoscenze tecniche che poi sono applicate alla valorizzazione del patrimonio artistico. Io tremo un po' perché lei ha detto bene in questa aula, cioè in questa sala, eccetera, eccetera, probabilmente dal punto di vista illumino tecnico avrà dei difetti e quindi un richiamo forse è importante al ruolo che voi avete invece nei riguardi gli architetti, perché gli architetti usano le tecnologie e magari certe volte non proprio quelle adatte, ma forse quelle che sembrano a loro le migliori. Ma voglio dire, insomma, ci dovrebbe essere un'interazione molto maggiore. Lo dico perché, siccome, scusatemi, diciamo la digressione, mio nipote è un architetto e vedo che certe volte prima mi ha regalato una bellissima lampada che però non funziona, è molto bella ma non funziona, giusto per dire per quale ragione è venuto questo pensiero. Ecco. Bene, allora, il discorso dell'Istituto Veneto è un istituto che ha compiuto 200 anni di vita, è stato fondato a Napoleone ed è un istituto che è basato a Venezia, e quindi l'Istituto Veneto è passato attraverso la dominazione austriaca, in quei tempi era ospitato a Palazzo Ducale, il governo austriaco aveva messo il Palazzo Ducale, ma c'è stato le acque, l'Istituto Veneto e altri uffici non di responsabilità governativa. Con l'avvento dell'Unità d'Italia, quando Veneto è stato annesso al Regno d'Italia, 1866, l'Istituto è diventato Reale Istituto Veneto. E nel 1892, quando il Palazzo Ducale è cominciato a essere utilizzato per le visite turistiche, è stato dato lo sfratto, diciamo, all'Istituto Veneto e fortunatamente il Re d'Italia ha dato invece in uso Palazzo Loredan, che è il palazzo che voi vedete in Campo San Stefano, quel palazzo giallo, che era stato prima sede del comando francese, comando militare francese in epoca napoleonica, poi sede del comando militare austriaco in epoca del dominio austriaco e poi sede dei carabinieri appena è venuta l'Unità d'Italia. Quindi un palazzo che non aveva una grande storia piacevole per i veneziani. Ad ogni modo, lì l'Istituto Veneto è localizzato e questo palazzo è stato acquistato dall'Istituto Veneto nel 1999, restaurato per farne un centro congressi, ecco, che adesso, come vedete, ha una sua ragione d'essere e una sua funzionalità. Io mi auguro che siate ospitati adeguatamente, che vi troviate bene e auguro a tutti una giornata di lavoro interessante, grazie, piacevole, nonostante la luce fuori non sia quella forse ideale. Ma questa è la luce che a me da veneziano piace molto, perché io ho abitato per 22 anni, i primi 22 anni della mia vita, prima a Venezia e poi al Lido, e questa era la luce che mi era molto familiare quando prendevo il vaporetto dal Lido, il vaporetto si immergeva nella nebbia e dopo un po' si vedeva arrivare a Venezia sullo sfondo, insomma. Quindi è una luce che mi piace molto, però insomma non... questo è un altro discorso. Grazie tante, arrivederci, buon lavoro. Grazie professor Danieli. Grazie.
Sì, sarebbe previsto anche il saluto della soprintendenza, la quale si scusa per non essere intervenuta, ma un impegno dell'ultimo momento le ha impedito di esserci. Prima di dare la parola ai relatori e quindi entrare subito nel vivo dei lavori, permettetemi di porgere ancora altri due ringraziamenti, perché devo assolutamente menzionare i consiglieri della delegazione che mi hanno affiancato e supportato nell'organizzazione di questo incontro. In primis l'architetto Alberto Pasetti Bombardella, che tanto si è adoperato per la buona riuscita di questa mattinata veneziana, lui che è veneziano doc e che quotidianamente nella sua attività professionale si occupa dei temi che oggi affronteremo. E infine, ma non meno importante, ringrazio l'azienda Zumtobel, in particolare l'ingegner Bettiol, che ci ha supportato finanziariamente nell'organizzazione dell'evento, dando prova di grande sensibilità ai temi dell'illuminazione delle opere d'arte. Infine, grazie a tutti di essere intervenuti, con la speranza che la mattinata risulti interessante, arricchente e motivo di riflessione. Vi ricordo solo che durante il coffee break e anche a fine lavori sarà possibile, per chi ancora non ce l'avesse, acquistare a un prezzo conveniente il libro del professor Benomo e l'architetto Bertolaia. E, niente, io partirei subito quindi con le relazioni e chiamerei quindi il professor Fellin ad accomodarsi. Sì, esatto. Il professor Fellin farà una riflessione. È una riflessione introduttiva, esatto. Forse magari occuperà qualche minuto. Questo è per cambiare. Ecco. Per cambiare, va bene. Ecco, non so se per caso poi il dottor Scalvini, che è il nostro tecnico dell'istituto che ci segue dalla sala regia, ritiene di abbassare un po' la luce, adesso vediamo. Insomma, per il momento no, poi magari con le prime diapositive forse sì. Ecco, allora, la mia riflessione parte dal titolo un po' che è stato dato a questa memoria, l'illuminazione dell'arte, sfida o banalità. Ecco, è un titolo che ritengo un po' con tre aggettivi, insidioso, retorico e provocatorio. Insidioso, in certa misura retorico e volutamente provocatorio. Provo un attimo ad analizzare questi tre aggettivi. Insidioso perché dovrebbe essere preceduto da un difficile, se non impossibile, accordo semantico su cosa si debba intendere per arte e su quale sia la luce di cui si sta parlando. Non sono sufficientemente attrezzato per affrontare sul piano culturale questo aspetto della questione. Tuttavia è evidente che mentre la luce può fare a meno dell'arte, quest'ultima è invece fortemente condizionata dalla luce. Anche laddove siano preponderanti nell'arte rappresentazioni metaforiche della realtà, stati d'animo, fugaci impressioni, finestre sul mistero, come si chiama nell'iconografia bizantina, o ancora più se l'arte si prefigge di riprodurre il più fedelmente possibile la realtà stessa. Ma è indubbia pure l'ambiguità del termine luce, quando lo pensiamo coniugato con l'arte. Nella estrema complessità del rapporto tra luce ed arte si ritrovano infatti anche elementi contraddittori, che certamente superano la fisicità della luce intesa quale semplice mezzo per evidenziare l'arte. La conoscenza fenomenica della luce, la sua declinazione in termini di radiazione elettromagnetica, ben delimitata entro un preciso campo di lunghezze d'onda o di frequenze, ci comunica infatti assai poco delle enormi potenzialità della stessa e della sua problematicità. La luce è spesso il principale protagonista dell'opera d'arte, è immanente nell'opera d'arte, promana talora dalla stessa opera d'arte e investe l'osservatore grazie alla sua declinazione in colori. Accingersi a illuminare un'opera d'arte senza l'umiltà e l'inquietudine culturale che questo gesto dovrebbe produrre significa perciò dare spazio all'arrogante imposizione del proprio modo di vedere, togliendo invece spazio all'immaginazione, all'emozione, alla fantasia dell'osservatore. Insidioso, retorico,
Interrogativo retorico, perché si può infatti banalmente affermare che l'opera d'arte esiste ontologicamente solo in quanto anche messa in luce, cioè resa visibile da una sorgente luminosa, naturale o artificiale che sia. Un'opera d'arte al buio, invisibile, cessa di essere tale. Ma questo crea un inscindibile legame tra l'opera e le coordinate spazio-tempo in cui quest'opera è stata creata quale prodotto umano. In un certo senso, l'appropriata percezione dell'opera, la sua visibilità, salvo forse per le opere contemporanee, di cui abbiamo qui un esempio della Biennale anche nel nostro palazzo, si esaurisce nel contesto originario e nella luce che la illumina nel momento in cui viene creata, che noi non conosciamo. A rigore risulta quindi impossibile anche solo riflettere, se non per grossolane approssimazioni, su quale sia esattamente l'opera voluta dall'artista. Non ci sono noti infatti né il contesto ambientale, né tantomeno la modalità luminosa con la quale l'artista ha realizzato l'opera o con la quale la si voleva vedere, staticamente fissi nel tempo e nello spazio. Questa inconoscibilità delle origini potrebbe suggerire di chiudere già qui il discorso, dato che ogni successiva forma di collocazione, illuminazione, valorizzazione, come si usa dire oggi, dell'opera d'arte, rappresenta comunque una indebita intrusione soggettiva in quel mondo originario dell'artista che non ci è dato di conoscere. E poiché ogni intervento sull'opera rappresenta comunque e dunque una indebita collisione con la stessa, si potrebbe anche affermare qualunquisticamente che ogni forma di valorizzazione e quindi di illuminazione è possibile e quindi anche è legittima. O al contrario, che nessuna di esse lo è. Il recente passato, ma talora il presente, abbondano di esempi in entrambe le contrapposte direzioni. Penso ad esempio alle molte opere d'arte relegate nell'oblio al buio degli scantinati dei musei, accessibili solo occasionalmente a pochi ed eletti addetti ai lavori, o all'opposto a tutti quei casi in cui si è più o meno consciamente privilegiata la scorciatoia triviale dell'illuminare per far vedere, adottato acriticamente ed emotivamente, così perché si è sempre fatto così, spesso senza nemmeno porsi l'interrogativo se proprio la luce naturale non sia invece quella meno adatta ad una percezione dell'opera, fatalmente e di necessità scansionata nel tempo, e ricordando che comunque di percezione soggettiva comunque si tratta. Terzo interrogativo, volutamente provocatorio, perché è evidente, per quanto fin qui considerato, che illuminare un'opera d'arte è esso stesso un'arte, dato che trova la sua legittimazione proprio nel fatto che il gesto di illuminare rappresenta comunque una interazione forte con l'opera, impossibile essendo conoscere quale ne sia stata l'originaria idea e percezione del suo autore. In linea di principio si tratta dunque di una interpretazione soggetta solo a dei canoni deontologici, alla propria ispirazione, con l'unico limite di non produrre danni all'opera, soprattutto in considerazione del dovere morale di prolungarne il più possibile la vita nel tempo che scorre. Questo ragionamento potrebbe anche trarre in inganno e produrre allora il convincimento che tutto è lecito nell'arte di illuminare, purché non si valichi mai lo sbarramento del possibile danno che la luce può produrre ad essa. Cercherò di mostrare che le cose non stanno proprio così, però prima vorrei aprire una parentesi e soffermarmi qualche minuto sulla questione del danno. Si tratta di un problema certamente sottovalutato o ignorato nel passato, ma episodi anche recenti mostrano invece quale ne sia l'importanza e l'attualità. Un fenomeno che si svela spesso troppo tardi, prevalentemente nelle opere pittoriche, solo grazie ai suoi effetti. Ingiallimento delle vernici, sbiadimento o annerimento delle superfici colorate, viraggio delle cromie, azioni fotochimiche in grado di alterare completamente l'opera. Come esempio, hai detto che si schiaccia qua? Questo. Non so se si vede bene, se no facciamo calare le luci. Volete, proviamo a calare un po' le luci. Ecco, forse si vede meglio. Eccolo qua. Come esempio, basti osservare come si presenta ora il dipinto
di Tiziano, Bacco e Arianna e come si presentava prima del restauro del 1967-68, sinistra-destra. Il nocciolo della questione sta nel fatto che non è ancora possibile individuare un modello deterministico del possibile degrado che un'opera d'arte subisce a causa della esposizione alla luce. È un problema ben noto e che tormenta tutti coloro che si occupano di modelli predittivi di durata di vita. Buoni risultati scientifici si sono ottenuti ad esempio nel settore dell'invecchiamento dei materiali isolanti sottoposti a campi elettrici stazionari o anche variabili, ma nel caso della luce la questione è molto più complessa. Se ricordiamo dalla fisica che la luce è comunque emessa da un radiatore, che l'emissione luminosa visibile è sempre accompagnata da emissioni non visibili, collocate nel campo dell'infrarosso e dell'ultravioletto, che tutte e tre le bande comunque identificate, ultravioletto, visibile e infrarosso, possono produrre danni alle opere d'arte, ma con effetti diversi. Sono energeticamente più temibili, naturalmente, le radiazioni che si collocano nell'ultravioletto e nell'infrarosso. Allo stato attuale delle conoscenze non si sono potuti individuare modelli matematici sicuri che, sintetizzando opportuni indici di degrado, li correlano alle intensità dell'intero spettro luminoso. Qualche risultato si è ottenuto per singoli intervalli elementari di lunghezze d'onda o frequenze, cioè in presenza di luce monocromatica. Troppo poco, data la varietà di spettri oggi disponibili con le moderne sorgenti luminose. La stessa analisi alla luce naturale, dotata, come noto, di uno spettro continuo, non potrebbe che essere fissata solo in un preciso istante, data la grande varietà del contenuto energetico lungo l'arco della giornata e in funzione delle coordinate polari terrestri in cui l'opera è collocata. La stessa opera collocata in Norvegia o collocata a Kampala, evidentemente, può dare degli effetti radicalmente diversi. Per questa ragione, i limiti di danno ai quali fa riferimento l'odierna letteratura scientifica sono sostanzialmente frutto di osservazioni empiriche, basate, come nel decreto ministeriale 10 maggio 2001, sul concetto di dose, che è a sua volta poi mutuato dal settore nucleare. In altre parole, si fissano da un lato dei limiti all'illuminamento, all'intensità della radiazione ultravioletta, alla radianza, in ragione della fotosensibilità dell'opera, fissando però anche la dose massima tollerabile misurata in una misura un po' strana, il lux ora anno, dell'esposizione quindi dell'opera alla luce, dell'integrale dell'esposizione dell'opera alla luce. Non mi soffermo su questo perché penso che altri lo sanno fare meglio di me. Si tratta, voglio solo ricordarlo, si tratta di vincoli importanti, ma che non danno certezza di risultato, soprattutto laddove la loro applicazione si presenti problematica, come nel caso di opere estese, sulle quali insistano forti differenze locali di intensità. Il rispetto dei vincoli, mediato sull'intera superficie dell'opera, come talvolta avviene, non offre in questo caso garanzia alcuna che localmente tali limiti possano essere superati. Per contro, un rispetto puntuale, pignolo, di questi vincoli sull'intera opera, cioè sulle singole areole elementari, potrebbe rendere del tutto illeggibile gran parte dell'opera, salvo ovviamente adottare sistemi di illuminazione più sofisticati, non sempre facili, non sempre possibili. Chiusa questa parentesi sul danno, sulla quale penso che poi si tornerà in profondità, torniamo all'arte di illuminare. Ecco, non ritengo che sia accettabile l'idea che, trattandosi comunque di arte, anche quella di illuminare, ciò assicuri la più ampia e creativa libertà di immaginazione a chi illumina. L'arte di illuminare resta infatti comunque sussidiaria e succedanea all'arte illuminata, per cui chi si accinge a illuminare non può prescindere da un'umile e intelligente ermeneutica relativa al messaggio che l'oggetto certamente contiene e vuole trasmettere. Ne consegue una prima indicazione operativa che assume un'importanza enorme, soprattutto per quelle opere che vengono decontestualizzate e collocate in mostre temporanee o in ambienti museali. Non esiste, né può esistere, una illuminazione standard, modulare per tali aree.
perché ogni soggetto esposto esige che sia messo in luce nel proprio singolare messaggio. Ecco dove l'arte di illuminare può transitare dalla banalità alla sfida, titolo di questa piccola riflessione. Vincere questa sfida significa dare nuovo valore all'arte, concependo l'illuminazione come interpretazione. Così come un bravo musicista interpreta uno spartito di Beethoven, consapevole però che musicisti altrettanto bravi lo potranno interpretare diversamente, in maniera altrettanto brava. Possiamo tentare di chiarire questo concetto con alcune immagini del Ratto di Proserpina del Bernini. Nella prima, e anche un po' nella seconda, a sinistra, diciamo, scusate, si illumina chiaramente l'arte per vederla, per mostrarla in qualche modo al pubblico. Nella terza immagine, quella di destra, è invece possibile cogliere tutta la sapienza della luce che trasforma il marmo in carne. È evidente la differenza, diciamo, di risultato. I risultati di questa sfida possono essere strabilianti, come nel caso del Museo Egizio di Torino, dapprima illuminato come un supermercato e successivamente, grazie all'intervento di Dante Ferretti, con una grande sensibilità ed emozione, che ha fatto tra l'altro aumentare il numero dei visitatori del 400%, come mi suggerisce Marina Vio, che ha collaborato con me nel redigere questa memoria. Ma più che nell'opera scultorea per la quale riesce relativamente facile vincere la sfida grazie a un sapiente gioco di luci e di ombre, è nella pittura che la sfida divenne ardua e non sempre vicente. L'opera pittorica ha infatti una propria cromia e una propria luce che la corretta illuminazione deve saper cogliere, riconoscere, comprendere, aiutare a leggere e soprattutto rispettare. Si osservi ad esempio questo San Girolamo di Antonello da Messina, dove una dorata luce solare penetra luminosa lo spazio dello studio. In questo caso l'opera è essa stessa sorgente di luce. La luce vi è insita e ne fa parte, e sarà il come conservarla il tema principale, l'elemento guida della scelta per illuminarla. Le scelte non saranno perciò mai banali, né tantomeno univoche o scontate, perché muoversi sul delicato confine che separa oggettivo da soggettivo, restituzione da interpretazione, approccio scientifico da approccio artistico, significa comunque rischiare, assumendosi la responsabilità di un risultato che talvolta può essere di effetto, ma che finisce per tradire magari l'opera e il suo messaggio. Un approccio frettoloso allo splendido Cristo morto di Antonello da Messina potrebbe ad esempio focalizzare l'attenzione dell'illuminare sull'azzurro del cielo siciliano, scegliendo di conseguenza sorgenti luminose e modalità di colore a questo adeguate. Ma una più attenta osservazione resa evidente dal confronto di queste due immagini, farà scoprire che la luce fredda illumina in realtà il solo paesaggio sullo sfondo, le ali dell'angelo e il manto azzurro del Cristo. Gli incarnati invece dell'angelo e del Signore sono illuminati da una calda luce solare, il che può portare a soluzioni tecnologicamente completamente diverse. Non si possono, sulle quali ovviamente non entro nel merito, mi limito solo a fare questa constatazione. Non si possono perciò dare delle ricette su come illuminare correttamente un'opera d'arte. Certamente altri autorevoli relatori di questo convegno possono dare utili indicazioni. Io mi limito a sottolineare la circostanza che, fatte salve le considerazioni sui limiti che possono produrre il danno, le variabili in gioco da comporre armonicamente sono almeno tre. L'intensità, l'intensità, scusate, prendo un po' d'acqua. La direzione, ecco, e il colore della luce.
Per cui le combinazioni di queste tre fatti possono essere molteplici. Analizziamo brevemente queste variabili. L'intensità, come noto, rappresenta la quantità di emissione luminosa secondo una precisa direzione nello spazio in cui viene emessa. Essa dipende perciò non solo dalla potenza della sorgente, ma anche dalla tipologia del sistema ottico utilizzato. Rischiando l'ovvietà per degli esperti, ricordo che una stessa sorgente, e quindi una stessa potenza, può dare intensità molto diverse, come mostrano le due figure. L'uso disinvolto dell'uno o dell'altro sistema nell'illuminazione dell'arte può creare effetti peculiari, talvolta percepibili solo all'occhio esperto, comunque non sempre condivisibili. Si noti ad esempio l'improprio uso di uno stesso apparecchio in ambito museale per soggetti completamente diversi. L'intensità con cui viene illuminato il piccolo quadro di sinistra sulla parete di fondo, con colore prevalentemente rosso, è elevatissima, mentre risulta molto bassa sul quadro della parete di destra, è cerchiato col colore blu. L'uso di sorgenti identiche e di sistemi ottici identi su quadri di differenti dimensioni crea dunque forti disomogeneità. Passiamo avanti. Visto anche il confronto tra il piccolo quadro di sinistra e quello adiacente a destra, sempre sulla parete di fondo, evidenzia come il primo risulti illuminato in modo omogeneo a tutto campo, mentre nel secondo la parte centrale risulta molto più illuminata di quelle laterali. Intensità. Direzione. La direzione della luce, che è un ovvio fattore chiave nell'illuminazione della scultura, può sembrare poco importante quando si illumina un elemento bidimensionale come la pittura. Ma se si considera, per esempio, lo spessore complessivo di un quadro con la cornice, banalmente, o un quadro in particolari contesti architettonici come altari, capitelli e simili, la direzione della luce può avere un peso significativo anche nell'illuminazione delle tele, ad esempio rovesciando le ombre dell'illuminazione dal basso nella soluzione di sinistra o lasciando invece ampie zone in ombra in alto nell'illuminazione a destra che ha una illuminazione dall'alto. In ambiente dove il campo luminoso diffuso è ridotto, ad esempio a causa di colori molto scuri delle pareti, l'usuale impegno di ottiche commerciali rotosimmetriche può rivelare impietosamente all'osservatore la direzione della luce e tutti gli errori commessi nel puntamento o i compromessi che si sono dovuti fare per esso. Ancora, lo stato di conservazione delle tele, in particolare la presenza di superfici pittoriche molto increspate dal tempo e dalla polvere, può rivelarsi un elemento assai critico nella scelta della direzionalità da assegnare a causa di possibili fenomeni di microombreggiature che possono completamente alterare la percezione dell'opera. Né si può dimenticare che i materiali pittorici sono in gran parte riflettenti e comunque lo sono i vetri di protezione quando presenti. Anche in questo caso la frettolosa scelta della direzionalità può influire pesantemente sul risultato, come mostra quest'opera di Arcimboldo, chiusa in una teca protettiva nella sua visione a luce spenta o a luce accesa. Diciamo, eccola qua, luce spenta a sinistra, luce accesa a destra. Oppure l'effetto assolutamente inaccettabile ottenuto in una teca con l'esposizione di disegni di Leonardo da Vinci. La foto dell'architetto Ballestrieri, non l'installazione. Il colore della luce, secondo aspetto, terzo aspetto, è forse l'elemento più critico, aspetta un attimo questo magari, sì. Forse l'elemento più critico nell'illuminazione delle opere d'arte ed è indubbiamente anche quello sul quale le conoscenze sono ancora piuttosto vaghe. La maggior parte delle persone, persino alcuni affermati progettisti nei settori illuminotecnico e museale, non sa o non considera il fatto fisico elementare che la luce ha un suo proprio colore e che i colori che si vedono in un'opera sono in realtà dovuti all'interazione del colore della luce e del colore proprio delle superfici, banale per degli esperti, ma non sempre viene tenuto in considerazione, tampoco dalle soprintendenze. Vedere, poniamo, un colore rosso molto saturo significa semplicemente che l'oggetto illuminato assorbe tutte le radiazioni dello spettro che lo illuminano, tranne il rosso, che viene restituito alla percezione visiva. Ricordo ad esempio una comune esperienza per chi ama la montagna delle Dolomiti in particolare. Normalmente in piena luce solare questi monti assumono quel classico colore biancastro che li ha designati con l'attributo di monti pallidi.
Ma ecco che al tramonto, dopo un temporale, si assiste a una fantastica transizione dal bianco all'arancio al rosso sangue e infine al grigio piombo, poco prima che la luce si dilegui del tutto. Eccola. La montagna è sempre la stessa, ma cambia lo spettro illuminante ed essa ci restituisce questi meravigliosi scenari dinamici che incantano. Lo stesso fenomeno si può osservare anche a due passi, anzi affacciandosi a quel balcone in fondo a questa sala, contemplando per esempio il cangiare delle cupole della Madonna della Salute, muta il colore della luce naturale e insieme muta il colore degli oggetti che questa illumina. Eccola qua, mi pare ce ne fosse ancora una, sì, l'ultima. C'è un messaggio forte che si può ricavare da queste osservazioni. Prima di illuminare un'opera d'arte occorre saperne leggere il colore, in modo che lo spettro luminoso della sorgente artificiale non contrasti con questo. Può sembrare una notazione ovvia, ma percorrendo musei e mostre ci si rende subito conto che spesso non lo è. Manca anche qui la necessaria, paziente e umile lettura dell'opera, quasi mai fidandosi delle proprie conoscenze, ma riunendo attorno ad esse ruoli e capacità diverse come quelli degli storici dell'arte, talora di esperti archeologi, architetti, oltre che ovviamente di illuminotecnici che ben conoscono il loro mestiere. Si osservi ad esempio questa pala del Bellini, che colpisce per la sua dolcezza, riflessa dall'oro dei mosaici, impolverata dall'azzurro del cielo, stemperata e diffusa dalla foschia. Ma ecco che l'aspetto della pala cambia completamente se essa viene illuminata da una luce molto calda o molto fredda. Diciamo, ecco qui c'è il confronto. E qui mi scuso per la grossolanità dei termini calda e fredda con gli esperti, però forse per chi non è particolarmente esperto sono più facilmente comprensibili. Si può obiettare che trattasi di considerazioni in qualche modo scontate. Intuitivamente sappiamo tutti che se illuminiamo con una lampada a incandescenza o tonalità molto calda ci aspettiamo un effetto candela, cioè dominanti nel campo giallo-rosso, mentre se utilizziamo una comune lampada fluorescente a luce fredda ci aspettiamo un effetto frigorifero, cioè luce tendente all'azzurro e al verde. Il problema sta nel fatto che oggi, con le moderne tecnologie disponibili, non ci si può più appoggiare empiricamente solo sull'intuizione o procedendo per tentativi, mettendo a confronto sorgenti diverse, ma occorre un approccio un po' più scientifico. E questo ci è consentito grazie a rilievi spettrali puntuali del colore restituito dall'opera, rigorosamente riportati in termini di coordinate tricromatiche, cioè sul diagramma per esempio unificato della CIE, per confronto anche sullo stesso diagramma con quanto riguarda gli spettri di emissione delle sorgenti che si intendono utilizzare. Non mi soffermo sui dettagli perché penso che qualcun altro ne parlerà. Si tratta di un procedimento non semplice perché gli spettri non sono quasi mai confrontabili, spettri dell'emissione tra loro, come si vede ad esempio dal confronto degli spettri di diverse sorgenti. La complessità della procedura suggerisce spesso una scorciatoia, molto amata anche dalle soprintendenze, che cerca invece di caratterizzare le sorgenti non in base al loro reale spettro, ma in base alla loro temperatura di colore. Come noto, si tratta di assegnare un valore in gradi Kelvin alla temperatura a cui dovrebbe essere portato il corpo nero per emettere una luce uguale o assimilabile a quella della sorgente in parola. Qui c'è l'emissione del corpo nero a varie temperature di colore. Il limite di questa caratterizzazione sta però nel fatto che essa risulta abbastanza precisa solo per sorgenti che hanno uno spettro continuo, che segue cioè le stesse leggi del corpo nero. A rigore ciò vale solo per le lampade incandescenza, lampade che, come noto, presto scompariranno del tutto dal mercato a causa della loro bassa efficienza luminosa. Tutti gli altri tipi di lampade, pur con diverse sfumature, presentano essenzialmente degli spettri discontinui a righe o con forte prevalenza di lunghezze d'onda dominanti. L'inadeguatezza della temperatura di colore ha perciò suggerito l'introduzione di un secondo parametro che tende a meglio descrivere come il colore della luce agirà sul colore delle superfici. Si tratta dell'indice di resa cromatica, o RA, espresso con un numero che può andare da 0 a 100, il cui valore è tanto più elevato quanto più la luce riuscirà a rendere i colori al pari della luce emessa dal corpo nero, con la stessa temperatura di colore. In buona sostanza, rappresenta pure un indice di quanto lo spettro della sorgente si allontana o si avvicina a quello continuo del corpo nero, con la stessa temperatura di colore.
Ad esempio, qui ci sono gli spettri di tre sorgenti con la stessa temperatura di colore, identica, 4000 Kelvin, una essendo costituita dal corpo nero, quella a spettro continuo naturalmente, e che presentano però spettri molto diversi tra loro, per cui potremmo aspettarci come la sorgente con spettro disegnato in verde non sia in grado di rendere bene né i turchesi né i verdi, che sono attorno ai 530 nanometri, ma nemmeno i gialli e l'arancio, che sono attorno ai 640 nanometri, come si vede una sorgente molto debole in quegli intervalli di lunghezze d'onda. Gli indici di resa cromatica corrispondenti sono pari a 80 per lo spettro verde, a 90 per lo spettro rosso, a fronte di 100 per il corpo nero. Si ricorda ad esempio che la norma UNI 10.380 prescrive che la resa cromatica delle sorgenti impiegate per funzioni museali non sia inferiore a 90. Ma anche imboccando la strada delle semplificazioni consentita dalla temperatura di colore e dall'indice di resa cromatica, evitando quindi la strada più complessa dell'analisi riflettometrica spettrale delle superfici e degli spettri degli illuminanti, quindi la scelta scientifica, l'approccio scientifico, le scelte non sono ugualmente sempre facili. Le temperature di colore delle lampade commerciali coprono infatti un intervallo di valori molto esteso, ma fortemente discontinuo, per cui è quasi sempre necessario adottare soluzioni di compromesso. Un occhio esperto noterà, ad esempio, le sensibili differenze dal punto di vista della percezione visiva riscontrabili con tre sorgenti, in linea di principio tutte adottabili per l'illuminazione della scena, che sono tre esempi derivati dal sito del costruttore Martini e volutamente costruiti con elementi con forti variazioni cromatiche. Si potrebbe chiederci qual è la soluzione delle tre da preferire? È difficile poterlo dire, diciamo, no? Sembra qui di essere giunti a un punto morto, che darebbe atto del titolo provocatorio assunto per questo intervento. Ciascuno scelga la via che più gli aggrada. Ma non ritengo plausibile una simile conclusione, senza prima aver cercato un viatico in un grande maestro nell'uso della luce, Michelangelo Merisi da Caravaggio. Da lui possiamo apprendere molto. Scegliamo dapprima due straordinari esempi della capacità di Caravaggio di dar vita al medesimo soggetto senza ripetersi. È il tema della cena di Emmaus, della quale esistono due versioni, una conservata alla National Gallery di Londra e databile nel 1601-602, l'altra conservata alla Pinacoteca di Milano, più tarda di circa 5 anni. Nonostante i due dipinti utilizzino molti elementi scenografici simili, ad esempio il tappeto che ricopre il tavolo, essi sono molto diversi dal punto di vista della luce. Il primo, se vogliamo tornare indietro un attimo, è diurno, fotopico, illuminato dall'alto e da una luce bianca naturale. Il secondo è notturno, scotopico, illuminato dal basso, forse dal fuoco. Si ipotizzi di illuminare con luce bianca in modo tradizionale la cena di Londra, il primo dei due, utilizzando ad esempio una comune sorgente a incandescenza da 2700K, ovvero una buona sorgente ad alogeni da 3200K, o ancora una sorgente a ioduri metallici a luce cosiddetta neutra da 4000K. È opinione diffusa che in tal modo si sia abbastanza certi, in tutti questi casi, di non dare alcuna interpretazione all'opera né di alterarne i colori. Ma ne siamo proprio sicuri? Guardando queste immagini, no, lasciamole pure quelle lì, guardando queste immagini, in tutti e tre i casi si percepisce chiaramente che il risultato è molto diverso da quello che potremmo immaginare come originale, cioè un Caravaggio che dipinge la tela alla luce naturale. Ma anche se illuminiamo la seconda cena con una sorgente calda gialla a destra, 2700K, risulta evidente come essa faccia perdere alla gran parte del suo fascino. A questo punto proviamo a dimenticare il concetto di limitazione della luce presumibilmente pensata dall'autore e proviamo a illuminare la seconda tela di Emmaus in modo estremo, provocatorio, forse non consigliabile, ma indubbiamente ed eloquentemente significativo al fine di chiarire il concetto. Vediamo tre forme di illuminazione della stessa tela e chiediamoci quale delle tre immagini ci colpisce maggiormente. E adesso riveliamo quali sono le tre
nel primo caso, no, lasciamole, no, lasciamole. Nel primo caso l'immagine è illuminata da una luce pressoché gialla, quasi monocromatica, nel secondo caso da una luce quasi monocromatica, rosso puro, nel terzo una luce quasi monocromatica, blu puro. Si tratta in tutti i casi di interpretazioni evidentemente estreme, nelle quali l'illuminotecnico gioca esso stesso il ruolo di artista. Difficile stabilire come per le interpretazioni musicali molto spinte di uno stesso partito fin dove possa spingersi l'azzardo. Concludo con un ultimo esempio che cerca di chiarire cosa si possa intendere per lettura della luce in un quadro. Ci riferiamo sempre a Caravaggio nella Vocazione di Matteo, visibile a San Luigi dei Francesi a Roma. Qual è la luce che illumina la scena? La domanda può porsi anche in modo diverso. L'ambiente dove si trovano i personaggi è un interno o è un esterno? Il grande maestro Vittorio Storaro ha espresso la propria interpretazione nella fiction Caravaggio, in cui la parte del pittore era assegnata ad Alessio Boni. Ecco la sua interpretazione. Sua interpretazione è che la scena si svolga in pieno giorno, in ambiente interno, la luce che illumina l'ambiente è quella naturale diffusa, mentre la luce che illumina Matteo è quella dei raggi solari diretti che entrano da una finestra posta in alto. È certamente una interpretazione molto scenografica. Ma vi può essere un'alternativa interpretativa più illuminotecnica. Passiamo alla prossima. È notte, l'ambiente è un esterno e non un interno, perché è quasi assente il campo diffuso. La luce che illumina Matteo, che è anche l'unica luce che piove sulla scena, è luce artificiale calda che esce da una finestra posta in alto. Si può giustificare questa seconda interpretazione? Forse sì. I bianchi delle vesti di seta e della piuma hanno il riflesso caldo della fiamma. Le pareti, che immaginiamo di calce bianca, come era tradizione nell'Oriente, prendono il colore tipico del bianco illuminato da una luce a bassa temperatura di colore. In ultimo, come narra il Vangelo, la scena raccontata di Matteo e degli altri gabellieri sono colti nel momento della giornata in cui contano il denaro, dunque la sera. Come illuminereste quindi voi questa scena? Lascio a voi la risposta, che è una sfida, perché credo di poter concludere che illuminare le opere d'arte sia una vera e propria sfida e non una banalità. E con questo tolgo anche l'interrogativo al titolo che avevo dato a questo intervento. Grazie. Grazie professor Fellin di aver introdotto il tema in tutte le sue sfaccettature, direi. E approfittiamo quindi di questa riflessione. Sì, per quanto le riguarda le domande, io rimanderei alla fine di questa prima parte, così sì, possiamo continuare e dopo raggrupparle. E, per chiudere questa prima parte, abbiamo la possibilità di sentire l'ingegnere Elena Pedrotti, un lighting designer indipendente di Padova. Sottolineo anch'essa SocioIDI come tutti i relatori precedenti, che ci parlerà di valutazioni preliminari sempre riguardo alla scelta di sorgenti luminose per l'illuminazione delle opere d'arte. Prego Elena. Grazie mille. Sì, il mio intervento sarà, cioè, posso andare avanti veloce perché gran parte delle cose sono già state dette dai relatori precedenti. Comunque il mio obiettivo in questa presentazione era fornire delle considerazioni riguardanti le principali caratteristiche delle sorgenti luminose da valutare quando si sceglie appunto una sorgente destinata a illuminare delle opere d'arte. Ci tengo a sottolineare che non voglio fornire nessuna formula magica, nessun metodo, cioè non è che si deve fare così, le mie vogliono essere solo una serie di note pratiche e fornire al progettista che non ha i mezzi e le conoscenze che possono avere la dottoressa Iacomussi o la professoressa Vio, tipici di un istituto universitario, un istituto di ricerca.
ma cosa può fare il comune progettista con i mezzi che ha, i semplici mezzi che ha a disposizione, quindi sostanzialmente i cataloghi e le indicazioni tecniche che gli forniscono i produttori. Allora, abbiamo già visto che il colore percepito di un oggetto è il prodotto tra il coefficiente di riflessione, cioè le lunghezze d'onda che esso è in grado di riflettere, e lo spettro della sorgente che lo sta illuminando. Quindi appare ovvio che la sorgente deve contenere tutte le lunghezze d'onda richieste dall'oggetto, però con una dose tale, cioè anche l'intensità, la dose con cui sono fornite queste lunghezze d'onda va a influire sulla percezione dell'oggetto, in quanto mettono in evidenza determinate bande di colore piuttosto che altre. E, beh, in questo semplice esempio, entrambe le sorgenti, purtroppo questa immagine è risultata un po' tagliata, però c'erano comunque delle lunghezze d'onda anche nel rosso, quindi entrambe le sorgenti contengono tutte le lunghezze d'onda appartenenti al coefficiente di riflessione del mio oggetto, però la prevalenza, una dà maggiore risalto alle lunghezze d'onda tipiche del rosso e l'altra alle lunghezze d'onda tipiche del blu. Il risultato è nettamente diverso, in quanto l'aspetto del mio fiore risulta più o meno caldo, perché c'è prevalenza di rosso piuttosto che di blu. Purtroppo non sempre noi conosciamo lo spettro emesso dalla nostra sorgente, in quanto i produttori di apparecchi tendono a fornire per lo più la temperatura di colore e l'indice di resa cromatica delle sorgenti. La domanda è: questi due parametri sono sufficienti a valutare la bontà della mia sorgente? Allora, la temperatura di colore è già stato citato, deriva dalla caratteristica di un corpo riscaldato emette radiazioni, e con un andamento variabile a seconda della temperatura del corpo stesso che vanno via via a prendere anche la banda del visibile. Siccome l'andamento, la quota parte tra lunghezza d'onda del rosso e lunghezza d'onda del blu varia al variare della temperatura, sto dicendo un cose un po' banali, forse meglio se mi sbrigo, sostanzialmente la temperatura di colore fornisce la tonalità della luce bianca che emette la mia sorgente. Quindi tutte quante le sorgenti emettono tutte le lunghezze d'onda dello spettro del visibile, però la predominanza di l'una o l'altra banda di colore mi fornisce la tonalità più gialla oppure più fredda, più blu, più tendente al blu. E questo mi influisce anche sulla scena che voglio andare a illuminare, mettendo in risalto i colori caldi piuttosto che quelli freddi. Dalle considerazioni fatte anche negli interventi precedenti, capiamo che non è possibile definire un'unica temperatura di colore, non esiste una temperatura di colore ideale per illuminare le opere d'arte, ma questa dipende dalle esigenze della singola opera, del singolo dipinto che ci appare di fronte. Come possiamo fare quindi per regolarsi? L'ideale sarebbe, appunto, come già detto dalla professoressa Vio e anche dalla dottoressa Iacomussi, effettuare un'analisi storica e architetturale avvalendosi di esperti e storici dell'arte, col quale andare a definire qual è stata la luce di riferimento utilizzata dal pittore, dall'autore dell'opera. Un esempio è quello che è stato fatto nella Cappella degli Scrovegni di Padova, con l'Istituto INRIM e l'Università di Padova. E praticamente, analizzando le varie scene affrescate, ci si è accorti che l'ombreggiatura era definita
come se la luce di riferimento provenisse dalla trifora della parete di fondo. Si è quindi evinto che Giotto, l'autore, avesse preso come riferimento, volesse prendere come riferimento la luce proveniente da questa finestra e quindi la luce naturale, in particolare la luce proveniente e la luce tipica di mezzogiorno, quindi l'illuminante di 65, perché è quella che entra da questa finestra. Ecco che allora si è scelta come temperatura di riferimento la temperatura di 6500 gradi Kelvin. Caratteristica della temperatura di colore, cioè la temperatura di colore presenta però un problema, in quanto per il corpo nero, cioè l'illuminante ideale, l'emettitore ideale di luce, la temperatura di colore è perfettamente definibile e corrisponde a un punto preciso sul diagramma di cromaticità, che corrisponde alla curva di corpo nero. Mentre per tutte le altre sorgenti la cromaticità ricade nell'intorno di questa curva e quindi la temperatura di colore viene definita tramite delle rette, dette rette a isotemperatura, che si può vedere sono, cioè vanno a definire un campo molto più vasto sul mio spazio colore. Sorgenti che vengono ad avere punto di cromaticità in questo luogo, in questo punto e in questo, presentano la stessa identica temperatura di colore, però naturalmente vengono ad avere uno spettro molto differente. Infatti, se andiamo a confrontare spettri ricavati dai vari cataloghi di sorgenti luminose, tutte queste sono definite con temperatura di colore 3000 gradi Kelvin, però converrete tutti che gli spettri, il contenuto spettrale di ogni sorgente è nettamente diversa. E questo lo si vede ancora di più con i LED. Come è già stato detto, il LED è una sorgente abbastanza insidiosa. In più presenta una variabilità enorme, in quanto i fattori su cui posso giocare, il drogaggio del chip, la composizione dei fosfori e la quantità stessa di fosfori, vanno a influire sullo spettro emesso dalla sorgente. Quindi la sola temperatura di colore non è sufficiente per definirmi la bontà della sorgente. Ci viene in aiuto l'indice di resa cromatica, però anche quel parametro lì presenta dei limiti. Innanzitutto dipende dalla temperatura di colore di riferimento a cui viene definito. Pertanto una sorgente con RA100, tipico delle sorgenti a incandescenza, e vale 100, quindi vale il massimo, solo per la temperatura di colore 2800, tipica delle lampade a incandescenza. Non è per niente vero, cioè non è lo stesso risultato se io vado a considerare una temperatura di colore più alta. Inoltre, l'indice di resa cromatica, come già detto dalla dottoressa Iacomussi, è definito su 15 colori standard. 8 sono delle tinte che vogliono essere di carattere generale, mentre i 7, qua ne sono rappresentati solo 6, il settimo l'ho tagliato fuori, sono i cosiddetti colori speciali, come l'incarnato, il colore delle foglie, il rosso sangue. Se andiamo a vedere dove sono posizionati questi campioni all'interno dello spazio colore, si nota che sono tutti concentrati nella parte centrale, quindi sono colori poco saturi, sono molto tenui. Viene tagliato completamente fuori questa parte qua, il bordo, quindi la parte dei colori più saturi. Inoltre, l'indice di resa cromatica RA è una media delle differenze di colore ottenute su questi campioni standard tra la mia sorgente in esame e
il corpo nero di riferimento. Per cui non vengono non è indicativo di eventuali discrepanze che possono crearsi con taluni campioni. E questo viene evidenziato se noi andiamo a confrontare i singoli valori ottenuti per i 15 campioni con la media. Praticamente vediamo che talune sorgenti, pur avendo resa cromatica buona, cioè considerata buona, considerata elevata, in corrispondenza di alcuni colori, in particolare il rosso sangue, la loro resa cromatica è molto bassa. Queste qua sono tutte sorgenti a 3000 gradi Kelvin. Queste misurazioni l'ho trovata in letteratura fornite dall'Università di Londra, quindi mi fido di loro, insomma. Quello che voglio dire è che noi progettisti non possiamo basarci solo sull'indice l'indice di resa cromatica medio. Dobbiamo cercare di farci fornire gli indici dei vari colori standard. O l'ideale sarebbe riuscire ad avere l'indice di resa cromatica per i singoli campioni, per i 49 campioni citati prima dalla dottoressa Iacomussi. Oppure un altro metodo è quello citato da entrambe le relatrici prima, andare a definire all'interno della mia opera quali sono i colori tipici che io voglio andare ad evidenziare. E una volta individuati questi colori sotto l'illuminante alla temperatura di colore indicatami dal critico, dallo storico dell'arte, dall'esperto di storia dell'arte, andare a combinare le sorgenti oppure andare a cercare la singola sorgente che meglio mi approssima a quelle posizioni. Così facendo si ottengono anche dei risultati che uno non si aspetta, in quanto può succedere che la sorgente migliore mi risulti una fluorescente piuttosto che un'incandescenza, nonostante l'incandescenza abbia indice di resa cromatica 100. O addirittura, come è successo nella Basilica di San Marco, dove per illuminare i mosaici è stata usata una lampada al sodio ad alta pressione, nonostante abbia un indice di resa cromatica non così buono. E qua devo fare un'errata corrige, perché come il professor Bonomo io qua ho indicato RA 60-70 perché era quello preso dai cataloghi Philips, in realtà mi diceva il professore che è 80, qua mi scuso. Non è Sunti Conforte, è Wysong, è un altro tipo di sodio, sì, è un altro. Ancora sì, superiore al Conforte. In ogni caso... Era White Zone, sì, che quindi ha uno spettro un po' più ricco, però ugualmente concentrato nel giallo. Vabbè. Ok, e qua chiedo scusa. Allora, altre considerazioni di carattere pratico da fare prima di scegliere una sorgente. Sempre più spesso c'è la necessità di variare il flusso emesso dalla sorgente per ricreare particolari ambientazioni, particolari scenografie e dare emozionalità alla scena. Quindi è il caso di valutare anche quello, cioè il comportamento della mia sorgente durante la dimerazione. Queste sono misure svolte presso il laboratorio di fotometria e luminotecnica del Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell'Università di Padova, e con lampade alogene, aumentando la tensione di alimentazione. Questa è la variazione
dello spettro in termini relativi, e questo è lo scostamento, lo shiftamento del punto di cromaticità sul diagramma di cromaticità. Sorgenti il alogene e ad alogenuri metallici presentano variazioni molto elevate della cromaticità. Quindi lo spettro emesso e la tonalità della luce cambiavano notevolmente al variare della tensione di alimentazione. Con lampade fluorescenti e con LED questo scostamento risulta molto più contenuto. Quindi la temperatura di colore rimane effettivamente quella dichiarata e quella nominale, rimane molto più simile a quella nominale dichiarata della sorgente. Un domani con gli OLED sembra che ci sarà una varietà ancora più elevata, perché lo stesso dispositivo sembra possa andare dai 6.000 gradi Kelvin fino ai 2.500. Comunque questi sono studi ancora in atto. Altro parametro da considerare è la potenzialità di danno da fotodegrado che può indurre una sorgente. È stato citato dal professor Fellin, praticamente le radiazioni contenute all'interno di uno spettro di una sorgente provocano dei danni, cioè delle mutazioni a livello chimico, atomico, dei pigmenti dell'opera. Studi che sono stati fatti dalla CIE hanno ricavato la cosiddetta curva di danno, cioè il potenziale di danneggiamento di ogni singola lunghezza d'onda. Viene definita esposizione radiante effettiva l'energia che può provocare un danno, una variazione cromatica, corrispondente a un determinato spettro, e quindi corrisponde, diciamo, all'area sottesa tra lo spettro e la curva di danno. E viene definito potenziale di danno il rapporto tra questa energia e l'illuminamento fornito dalla sorgente, quindi l'energia complessiva visibile che arriva sul mio oggetto. L'Università di Berlino, in collaborazione con la ditta Zumtobel, ha sviluppato uno strumento di misura in grado di valutare, oltre all'illuminamento, anche questa irradianza di danno e ricavare poi il relativo potenziale. L'irradianza viene ricavata grazie a tre filtri che riproducono la curva di danno che abbiamo definita dalle norme CIE. Sempre l'Università di Berlino ha svolto delle misure su diversi tipi di sorgenti, sia LED sia tradizionali, e quindi dov'è che è? La sorgente incandescenza e una fluorescente che rappresentava il D65. E praticamente il risultato è che il potenziale di danno di questi LED risultava paragonabile a quello della lampada incandescenza. Misure analoghe sono state svolte grazie all'ingegner Bettiol della Zumtobel anche alla Fondazione Guggenheim qua a Venezia, dove sono state misurate l'illuminamento, l'irradianza effettiva e il potenziale di danno sia di sorgenti tradizionali ad alogene usate per illuminare la collezione Schulhoff del museo, sia i sorgenti a LED che sono state installate invece nella collezione permanente del museo. Si nota che nonostante l'illuminamento sia più del doppio, il potenziale di danno per entrambe le sorgenti è praticamente equiparabile.
comunque, nonostante il potenziale di danno dei LED si stia dimostrando equiparabile a quello delle lampade alogene, delle sorgenti tradizionali, questa l'avete vista, la vedete per la terza volta, non bisogna mai dimenticare che ci sono dei limiti espressi dalla normativa, dalle linee guida del Ministero dei Beni Culturali da rispettare, sia in termini di illuminamento, sia in termini di radianza dell'ultravioletto e anche dell'infrarosso, cosa che molto spesso, cioè, non tutti sanno e non tutti tengono in considerazione, si tende un po' a trascurare. Ok, e con questo io ho finito. Grazie. Non so, se ci sono qualche domanda approfitteremo prima di fare il coffee break, se no, se siete d'accordo possiamo lasciare tutto alla fine, perché sennò il caffè si raffredda, perché è già pronto da un bel po'. Io direi, anziché la mezz'ora che avevamo preventivato, facciamo 20 minuti e quindi ci rivediamo qua a 9:50. Il coffee break viene servito nella stanza di fronte al banco dove vi siete registrati. Ecco, quindi chiedo la cortesia magari di essere puntuali nel ritornare in sala, anche prima, dopo, non disturbare i lavori già ricominciati. Grazie.